Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui con il mio primo progetto lavorato con i ferri lineari. Allora, per fare questo progetto io ho scelto di utilizzare questo filato della lana gatto, che a me è piaciuto moltissimo anche per i colori. Sono dei colori bellissimi, estivi, solari e molto allegri. Allora, questo è un 100% canna da zucchero e la mia canotta l'ho lavorata con i ferri del numero 4. Allora, vediamo, ecco qui ho un'etichetta per non aprire questo, vediamo. Infatti l'etichetta consiglia i ferri del numero 4. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi e da 125 metri. Per fare la mia canotta io ho utilizzato 220 grammi di questo filato, ok? Per quanto riguarda la lavorazione, io ho preso lo schema, anzi le spiegazioni su Pinterest. Ecco, qui ho tradotto in italiano, si capisce abbastanza bene, anche se la traduzione è automatica, si riesce a capire molto bene. Per quanto riguarda le misure, io sono andata proprio con la spiegazione che ho letto, quindi ho preso la misura maggiore per fare un rombo, 31 maglie, quindi ho fatto 31 maglie e 31 maglie e una centrale 32, quindi per fare un rombo io ho iniziato con 63 maglie e ci ho combattuto un pochino per fare questa canotta, anche perché io sono diciamo una principiante per quanto riguarda la lavorazione con i ferri, per quanto riguarda le misure, insomma sono andata proprio a seguire passo passo questa spiegazione. Poi vi metto il link sotto al video, così se in caso insomma potrebbe anche servire a qualcuno, quindi vi metto il link e potete andare a leggere tutte le spiegazioni che ci sono qua, ok? Per quanto riguarda il filato lo trovate nella merceria Creazione Terry di Teresa Pacifico. Il negozio e laboratorio creativo si trova in via Federici, Galleria Mimosa 61 121 Pesaro. Potete contattare la signora Teresa Pacifico al cellulare 333 866 2699. Vi do anche l'indirizzo di posta elettronica, che è teresa.pacifico6@gmail.com. Allora, la canotta è una taglia 44 abbondante, ok? Quindi io ho iniziato con 4 rombi, si inizia con 4 rombi e poi man mano si prendono i punti intorno al rombo e si lavora il terzo. Comunque nel video, nel tutorial, spero di essere abbastanza chiara per quanto riguarda la lavorazione di questa canotta, che a me è veramente piaciuta molto. Però il filato ha fatto la sua parte, il vero protagonista è proprio questo filato. Vi lascio al tutorial, ciao. Allora, iniziamo la lavorazione dei rombi. Io ne ho già fatti 3, adesso faccio il quarto e lo faccio insieme a voi, ok? Quindi vi spiego i primi giri e poi andate avanti da sole fino alla fine del rombo. Quindi arrivate ad ottenere 3 maglie che poi chiudete. Insomma, inizio la mia lavorazione con 63 maglie e inizio con questo filato della lana gatto. È un 100% canna da zucchero. Allora, qui ho l'etichetta, è un gomitolo di 50 grammi, 125 metri. Allora, vediamo come si lavora. Si lavora con i ferri del numero 4, quindi suppongo anche con l'uncinetto del numero 4, perché qua non mi porta l'uncinetto. Comunque penso che si lavora anche con il numero 4, ok? Bene, questo filato lo trovate nella merceria di Pacifico Teresa, Creazione Terry, negozio laboratorio creativo, in via Federici, Galleria Mimosa 61 121 Pesaro. Il cellulare è 333 866 2699.
L'indirizzo di posta elettronica è teresa.pacifico6@gmail.com. Bene, allora inizio la mia lavorazione. Eccomi, allora io lavoro con i ferri del numero 4. Quindi devo avviare 63 maglie, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lascio ancora un pezzetto. Faccio il mio cappietto e inserisco il ferro e avvio le mie maglie. Voi avviate le maglie come sapete fare voi. Io monto le maglie in questa maniera. Allora, arrivo a 63 maglie grande. Ora inizio la mia lavorazione, quindi lavoriamo sempre a maglia legaccio, quindi i ferri sul dritto e sul rovescio del lavoro sempre a dritto. Inizio e faccio la base e lavoro un giro tutto a dritto, quindi lavoro tutte le mie maglie a dritto. Ok, vado avanti fino alla fine del ferro. Allora, lavorato il mio ferro, ho fatto un giro tutto a dritto. Adesso iniziamo la lavorazione. Quindi ripeto, io ho iniziato con 63 maglie, quindi lavorerò 30 maglie e chiuderò le 3 maglie centrali e poi ancora 30 maglie. Le diminuzioni le facciamo solo sul dritto del lavoro. Quando il filo corto è qui sulla parte sinistra del ferro, allora vuol dire che siamo sul dritto del lavoro. Quando invece il filo corto è qui sulla destra del ferro, vicino alla punta, allora vuol dire che siamo sul rovescio del lavoro. Ok? Però per non confondervi potete mettere un marcapunto e vi segnate il dritto del lavoro. Allora inizio a lavorare 30 maglie a dritto. La prima maglia non la lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, arrivo a 30 maglie. Eccomi, ho lavorato le mie 30 maglie a dritto, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Adesso faccio la prima diminuzione. Passo una maglia sul ferro dritto, quindi non lavoro la maglia. E lavoro 2 maglie a dritto, 2 maglie insieme, 1 e 2, le prendo così, passo il filo e le lavoro. Adesso devo accavallare la maglia passata. Ecco, la prendo con il ferro sinistro e accavallo sulla maglia appena lavorata, così. Tiro leggermente, altrimenti poi qui resta lento. E adesso devo lavorare le 30 maglie rimaste, quindi sul ferro sinistro mi restano 30 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 e 30. Adesso giro il mio lavoro e qui sul rovescio del lavoro lavoro le maglie tutte a dritto, quindi non faccio diminuzioni. Le diminuzioni le faccio solo sul dritto del lavoro e qui mi trovo sul rovescio. Allora, ma davanti ci ritroviamo alla fine del... Ok, finito il mio giro, adesso mi trovo di nuovo sul dritto del lavoro e devo fare ancora le diminuzioni. Quindi quando siamo sul dritto del lavoro dobbiamo fare la diminuzione. Quindi nel primo giro ho lavorato 30 maglie, adesso lavoro 29 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Qui è dove abbiamo chiuso. Voi se volete mettete qui un marcapunti. Quindi 29, 30. La trentesima maglia non la lavoro, la passo. La passo sul ferro destro e lavoro 2 maglie a dritto. Due maglie insieme, così. E adesso accavallo la maglia passata in questa maniera e adesso lavoro 29 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 29. Quindi lavoro le 29 maglie. E fin qui il lavoro è molto semplice, perché ripeto, dobbiamo diminuire le tre maglie solo sul dritto del lavoro. Sul rovescio invece lavoriamo le maglie senza fare le diminuzioni. La lavorazione è anche facile perché lavoriamo la maglia a legaccio e quindi per chi ha iniziato anche da poco a lavorare ai ferri, il punto dritto lo sa fare. Ecco, adesso qui mi trovo sul rovescio del lavoro. Quando mi trovo il filo corto sulla parte destra, vuol dire che sono sul rovescio del lavoro. E lavoro le maglie così, senza fare diminuzioni. Ok, vado avanti e alla fine del giro. Eccomi, allora ho finito il mio ferro e adesso sono sul dritto del lavoro. Allora, qui adesso mi trovo 29 maglie, ok? E qui è dove facciamo le diminuzioni. Non so se si riesce a vedere proprio qui dove facciamo la diminuzione. Questa maglia deve stare sempre al centro. Quindi qui mi trovo 29 maglie. Adesso io invece lavoro 28 maglie. E l'ultima maglia, la 29esima maglia, la passo senza lavorarla e poi lavoro insieme due maglie a dritto. Quindi quella centrale e la maglia del lato sinistro, le lavoro insieme e poi a cavallo la maglia passata sulle due maglie lavorate. Quindi adesso ripeto, mi trovo 29 maglie, io lavoro 28 maglie.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28. La 29ª maglia la passo senza lavorare la maglia e lavoro insieme le due maglie. Ecco, qui è quella centrale. Non so se si riesce a vedere. Ecco, lavoro questa e la maglia è la 29ª maglia del lato sinistro. Così. E a cavallo la maglia passata. In questa maniera e poi lavoro le mie 28 maglie. Ok, vado avanti, finisco il ferro e poi lavoro il ferro di ritorno. Ok, iniziamo di nuovo il giro insieme e poi andate avanti da sole. Penso che avete capito che dobbiamo diminuire ogni volta che lavoriamo sul dritto del lavoro, ok, fino ad arrivare ad ottenere la punta. Così dobbiamo diminuire, così fino ad arrivare ad ottenere 3 maglie. E poi quando arriviamo a 3 maglie chiudiamo insieme. Adesso finisco il ferro e poi torno con voi. Rieccomi. Allora, ho finito il mio ferro, ho lavorato anche sul rovescio del lavoro, adesso mi trovo sul dritto. Allora, io adesso mi trovo qui 28 maglie, quindi lavoro 27 maglie, qui è il centro. Io ho tolto il segnapunti perché insomma si nota, si vede qui il centro del lavoro. Quindi ripeto, ho 28 maglie. Adesso lavoro 27 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E questa è la 28ª maglia, però questa non la lavoro, la passo sul ferro destro senza lavorare la maglia, lavoro 2 maglie a dritto, la maglia qui, la maglia centrale, è una maglia delle 28 del lato sinistro. Quindi lavoro 2 maglie a dritto insieme e poi a cavallo la maglia passata, così, e adesso lavoro 27 maglie a dritto, quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ok? Bene, adesso andate avanti da sole, ci ritroviamo poi quando abbiamo 3 maglie. Abbiamo le 3 maglie che poi chiudiamo insieme. Allora, io ho già preparato 3 di questi rombi. Vi faccio vedere anche lo schema. Vediamo. Ecco, non so se si riesce a vedere, questo è lo schema. Quindi io ho fatto 4 rombi, 1, 2, 3, 4. Non si
diciamo che non si mette proprio a fuoco. Comunque, vado avanti e ci ritroviamo dopo. Allora, rieccomi, sono quasi alla fine del mio rombo. Sono arrivata ad ottenere 5 maglie, quindi devo ancora finire la lavorazione. E quindi chiudiamo insieme. Allora, 5 maglie, passo la prima, come sempre passo la prima maglia e non la lavoro. Qui mi trovo le maglie che chiudo, quindi passo la maglia senza lavorarla, lavoro insieme 2 maglie a dritto e a cavallo la maglia passata. Così. E l'ultima la lavoro a dritto. Sul rovescio del lavoro lavoro le maglie a dritto. 1, 2, 3. Giro il lavoro sul dritto. Adesso passo la maglia, la prima maglia. Lavoro insieme le 2 maglie rimaste e a cavallo la maglia passata. Così. Però non taglio il filo perché questo è l'ultimo rombo che ho fatto. Quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo fare 4 di questi. Ok? Adesso dobbiamo unire i 2 rombi, così. Quindi riprendiamo le maglie qui e prendiamo le maglie qui dove abbiamo questi nodini. Non so se si riesce a vedere. Quindi entriamo con il ferro e prendiamo le maglie. E dobbiamo fare, dato che abbiamo iniziato con 63 maglie, quindi dobbiamo fare 31 maglie da un lato, 31 maglie dall'altro lato, perché dobbiamo riprendere le maglie qui e qui e una maglia qui al centro. Ok? Quindi poi abbiamo 63 maglie. Vediamo se riesco a prendere le maglie con l'uncinetto. Quindi questa è la prima maglia. Adesso entro qui in questo nodino, prendo il filo e sono 2. Quindi prendo con l'uncinetto e poi le passo sul ferro. 2, 3, 3. Allora, dato che il filo si apre leggermente, devo fare attenzione. Allora, sono 4, 5, 6, 7 e adesso lo passo sul ferro. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 7 perché avevo già la prima maglia che non ho chiuso. 7, poi prendo con l'uncinetto. Quindi qui l'ho presa. 8, 9, 10. Fino ad arrivare a tutte le maglie, quindi 31 maglie, ok? Quindi ci ritroviamo qui. Eccomi, allora io ho ripreso le mie 31 maglie. Adesso mi devo agganciare qui al mio rombo. Entro proprio qui. Nella prima maglia. Allora prendo il filo corto,
così. Poi vado nel secondo nodino e riprendo la maglia. Quindi sono 2 3 4. Alla fine, invece di 31 maglie, fate 31 maglie e poi aggiungete una maglia, quindi da questa parte facciamo 32 maglie. Così, per riprendere una maglia in più, inserite l'uncinetto fra i due nodini, così, no? E prendete una maglia in più, perché dobbiamo fare 31 31, però poi ci serve una maglia centrale per ottenere 63 maglie. Ok, metto sul ferro i miei punti. Bene, arrivo alla fine. Eccomi, allora ho ripreso le mie maglie, ho fatto 31 maglie e 31 maglie. Adesso qui alla fine prendo una maglia in più, proprio qui, entro qui, allora vediamo se riesco a prendere bene il filo, così prendo una maglia. E quindi adesso sono 32 maglie. Adesso lavoriamo sul rovescio del lavoro e facciamo un giro tutto dritto, ok? Quindi prendo il filo e lavoro tutte le mie maglie a dritto. Ok, lavoro le mie maglie e poi iniziamo di nuovo a lavorare il rombo. Allora, finito il ferro al rovescio, adesso iniziamo a lavorare di nuovo il rombo. Quindi lavoro 30 maglie a dritto. La prima la passo e non la lavoro. 1 2 3 4 5 8 9 10. Allora arrivo a 30 maglie. Allora, lavorato le 30 maglie a dritto, adesso devo chiudere le maglie, quindi passo la maglia proprio qui al centro, mi trovo la maglia, la passo e lavoro 2 maglie a dritto. E a cavallo la maglia passata, così. E adesso lavoro le 30 maglie. Quindi adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in uno di questo. Quindi adesso lavoro le 30 maglie a dritto, poi faccio il giro al rovescio, nel prossimo giro lavoro le 29 maglie e poi a cavallo le maglie, quindi passo una maglia, lavoro 2 maglie a dritto e a cavallo la maglia passata. Dobbiamo fare la stessa lavorazione. Bene, finito il giro, adesso lavoro le maglie sul rovescio, quindi lavoro tutte le maglie senza fare diminuzioni.
così. Nel prossimo giro lavoriamo, nel prossimo giro abbiamo 30 maglie a dritto, quindi lavoriamo 29 maglie e la 30ª maglia la passiamo senza lavorarla, poi lavoriamo 2 maglie insieme a dritto e dopo accavalliamo la maglia passata. Insomma, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qua, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo completato il rombo. Rieccomi. Allora, ho finito la mia lavorazione del rombo, questo centrale. Adesso devo unire, ho ancora 2 rombi da unire, quindi faccio in questa maniera, così. Devo unire in questa maniera, quindi riprendo 31 maglie e 32 maglie. La stessa cosa anche dall'altra parte, con l'altro rombo. Così. E qui poi lavoro l'altra punta. Quindi facciamo così e così. E poi ci troviamo con 3 punte, ok? Ok. Allora, inizio da qui. Una catenella per bloccare e poi vado a riprendere le mie maglie. Allora, riprendo 31 maglie. Eccomi. Allora, ho ripreso le mie 31 maglie. Adesso mi devo agganciare qui. Quindi vado nella prima maglia e riprendo 1, 2, 3, 4, 5 fino ad arrivare a 32 maglie e poi faccio la stessa lavorazione che ho fatto qua, la stessa cosa poi dall'altra parte, va bene? Così riprendo qui, qui e qui e ci ritroviamo poi alla fine quando abbiamo unito gli ultimi 2 rombi. Eccomi. Allora, io ho lavorato tutti i miei rombi, vedete? Adesso chiudo, dobbiamo chiudere a cerchio, quindi facciamo in questa maniera. Questo lo metto qui e questo lo piego così a metà, quindi metà davanti e metà dietro, anche l'altra metà, questo lo chiudo così a metà, non so se riuscite a vedere, ecco così. E adesso devo riprendere le maglie qui e qui perché devo completare questa parte così. Quindi inizio da qui, riprendo tutte le mie maglie, 31 maglie, poi mi aggancio qui e faccio 32 maglie, inizio la lavorazione fino poi a completare il mio rombo. Quando poi abbiamo completato qui il rombo, poi continuiamo qui, riprendiamo le maglie qui
per allungare un pochino la maglia, la canotta. E la stessa cosa poi dobbiamo fare qui. Riprendiamo le maglie sia dal dietro e sul davanti. Qui non dobbiamo fare più niente perché questa è la parte della scollatura, la parte del seno. Quindi dobbiamo completare l'altra metà del seno. Così. Quindi riprendete le maglie, 31 maglie e 32 maglie. Dopodiché, finito il rombo, riprendete le maglie qui e lavorate ancora un rombo. Poi anche la parte dietro, riprendete le maglie qui dalla punta. Dalla punta riprendete le maglie e lavorate anche la parte dietro, va bene? Eccomi. Allora, ho finito la parte del seno, l'altra parte del seno, e poi ho lavorato anche la parte sotto, quindi dovevamo lavorare i quattro rombi sul davanti e sul dietro, tutte e due così. Ho ripreso 31 maglie, 32 maglie e ho lavorato le due parti. Nel frattempo ho fatto anche un bordino sotto il braccio. Ho ripreso 30 maglie e 30 maglie, quindi in tutto 60 maglie e ho fatto 6 giri a maglia legaccio. Ok? Quindi fate la stessa cosa, riprendete da qui, questa è la parte del davanti, quindi riprendete 30 maglie e 30 maglie, quindi 60 maglie. La stessa cosa fate anche dietro. Allora, prendo il mio filo. Faccio una catenella per fermare e poi inizio a riprendere tutte le maglie. 4, 5, 6, 7. Allora, io il mio bordino l'ho lavorato con i ferri del numero 3 e mezzo, la maglia invece con i ferri del numero 4. Ok? Quindi riprendo tutte le mie maglie e poi lavoro 6 giri a maglia legaccio. Finito il bordino sul davanti, sul dietro e sotto le braccia. Qui ho fatto 6 giri, non ho fatto né aumenti né diminuzioni, sono andata dritta per 6 giri. Ok? Questo è il davanti e uguale anche il dietro. Qui ho ripreso delle maglie per fare le spalline. Qui ho fatto una spallina. Ho ripreso 9 maglie e ho lavorato per 66 ferri a maglia legaccio. Arrivata a 66 ferri, poi qui ho cucito, ho fatto una cucitura invisibile e così ho fatto la mia spallina. Quindi riprendete le maglie del bordino, i due bordini e qui al centro e poi lavorate le maglie a legaccio. Finite poi le spalline. Io per esempio qui ho già fatto qualcosa, non lascio la canotta in questa maniera, ho lavorato metà rombo, ok? Quindi io finisco la spallina e poi vi faccio vedere come lavorare questa parte, va bene? Per diciamo farlo un pochino più dritto. Quando poi finisco di fare i rombi, tutti i lati, poi riprendo con i ferri circolari, riprendo tutte le maglie e faccio un paio di giri a maglia legaccio, 2-3 giri, giusto per fare un piccolo bordino. Voi se volete poi lo potete lasciare in questa maniera oppure fare un bordino all'uncinetto, decidete voi. Allora, finisco la mia spallina e poi ci ritroviamo e facciamo la parte sotto della canotta. Allora, finite le spalline,
Ripeto, io ho fatto 66 giri che corrispondono a 25 centimetri, 25 centimetri e mezzo. Quindi ho lavorato tutto a maglia legaccio. Ho ripreso 9 maglie, ok? E poi alla fine ho cucito qui dietro. Adesso lavoriamo la parte sotto. Come vi ho già detto prima, io qualcosa ho già fatto. Ho lavorato mezzo rombo e manca questa parte che devo lavorare, l'ultima parte. Quindi cosa faccio? Riprendo le maglie come abbiamo fatto fino adesso, 31 maglie, una maglia centrale, poi 31 maglie. Però se vi viene comodo fate 31 maglie e 32 maglie da un lato, ok? Quindi io adesso prendo l'uncinetto e inizio a riprendere le mie maglie. Scusate, ho mosso qua. Ecco. Allora, ho un filo che qui. Faccio una catenella e poi riprendo le maglie come ho fatto in tutta la canotta. Ve l'ho fatto vedere un paio di volte, quindi non c'è bisogno che ogni volta vi faccio rivedere tutte le maglie, altrimenti poi il video no, non finisce più, è troppo lungo. Quindi 31 maglie e 32 maglie. Quando abbiamo tutti i punti le maglie sul ferro, ci ritroviamo. Ho ripreso tutte le maglie, quindi mi trovo 63 maglie, 31 maglie, una maglia centrale e 31 maglie, quindi in tutto 63. Adesso inizio la lavorazione. Allora, passo la prima maglia e non la lavoro. Lavoro due maglie insieme. A cavallo la maglia passata. Adesso per arrivare al centro lavoro 27 maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Adesso mi trovo proprio al centro, passo una maglia, non la lavoro. Lavoro due maglie insieme e a cavallo. Allora, scusate, ho preso male il filo. Ok, a cavallo la maglia passata sulle due maglie appena lavorate. Adesso lavoro ancora 27 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Mi restano 3 maglie, quindi adesso lavoro queste 3 maglie insieme, così. E adesso lavoro il mio ferro tutto sul rovescio del lavoro le maglie a dritto, quindi non faccio nessuna diminuzione. Le diminuzioni le faccio solo sul dritto del lavoro. Ok, finisco il mio ferro e poi ricominciamo il prossimo ferro. Allora, finito il ferro, mi trovo di nuovo sul dritto del lavoro.
e faccio come ho fatto il primo giro. Passo una maglia, lavoro due maglie insieme a dritto e a cavallo la maglia passata. Adesso lavoro le mie maglie fino ad arrivare qui al centro dove ho chiuso la mia maglia. Voi se volete mettete un marcapunti, io non ho bisogno perché vedo dove ho accavallato le maglie. Vi segnate il centro. Dovete continuare a lavorare in questa maniera. Sul dritto del lavoro fate le diminuzioni, sul rovescio lavorate le maglie così come sono e poi man mano che diminuite arrivate ad ottenere 3 maglie. Allora, ecco, mi trovo qui al centro, passo una maglia a cavallo, cioè lavoro due maglie insieme a dritto. A cavallo la maglia passata e poi lavoro le mie maglie e lascio 3 maglie alla fine. Ogni tanto contate le maglie sia a destra che a sinistra se corrispondono, se sono uguali. Sto arrivando quasi alla fine. Ecco, devo lavorare 3 maglie insieme. Io inserisco l'uncinetto, scusate, il ferro in questa maniera per allargare un po' i punti. Poi entro da qui, da sinistra, e chiudo tutte e 3 maglie. E adesso lavoro le maglie. Lavoro la parte, diciamo, del rovescio. Così. Ecco, rieccomi. Allora, sono arrivata alla fine del giro, alla fine del rombo. Quindi sono rimasta con 3 punti e chiudo in questa maniera. Passo una maglia, lavoro le due maglie insieme e a cavallo la maglia passata. Ecco, tiro il filo e poi taglio. Ok, ora alla fine, se volete, potete fare un giro. Un piccolo bordino, fate delle maglie basse, mezze maglie alte, come volete voi, se lo volete lasciare così, oppure per chi possiede dei ferri circolari può fare un bordino a maglia legaccio con i ferri circolari, riprendere tutte le maglie e fare un piccolo bordino. Comunque, dopo questo, la maglia, finito poi il bordino, la maglia, scusate, la canotta poi è finita. Bisogna poi nascondere tutti i fili e la canotta è pronta per essere indossata.